Benvenuti a voi qui con me e bentrovati a voi a casa. Felice lunedì e felice G-Day. Anche oggi sarà un giorno perfetto, così speriamo noi altri. Siamo qua per il programma che non si attacca al lavoro del tuo dentista e stasera abbiamo un uomo bellissimo che ha sposato una donna bellissima e sarà per questa sua estrema coerenza interiore che è venuto ospite in un programma bellissimo. Lo scopriremo insieme solo vivendo. Questo è il suo documento e lui è Costa Curta Alessandro! Ciao Ale! Ciao Ale, come stai? Ciao, molto bene, grazie. Ti baciamo? Non lo so, non so se è abitudine tua baciare, solo quella. Io, ma... sì, è mia abitudine baciare, anche ribaciare, anche riaccompagnare. Se sì, toccare sì, glute, il mio ospite è verso la poltrona. Allora, caro Alessandro, è la prima volta che ci incontriamo io e te. Sì. Vero. Ma recuperiamo subito tutto il tempo perduto e cominciamo subito per vedere che uomo sei e se sei un uomo che non deve chiedere mai con il nostro Se ti dico. Pure quello non preso era. Allora, caro Alessandro, o Billy, ti posso chiamare Alessandro o ti devo chiamare Billy? Alessandro va benissimo, grazie. Alessandro, prego, ma di niente, figura. Grazie, grazie. Figura per così poco. No, è una cosa insolita. Insolita? No, è nome. Salutiamo Martina, Martina ci guarda? Credo di sì, credo di sì. A meno che non abbia approfittato, già che siamo in diretta. Te l'ho salutiamo preparata. Salutiamo Martina che è sicuramente a casa a guardarci. Ti aspettiamo Martina. Allora, adesso io ti sottoporrò delle parole, caro Alessandro. Tu devi rispondere così, con la prima cosa che ti viene in mente, come hai fatto molto spesso a fine partita durante le interviste. Mentre c'è gente qua che si ammala. Allora, cosa rispondi se ti dico rigore? Buca. Nel senso? No, ma perché devo fare domande io? Rigore nel senso non di morigeratezza, di costumi, ma nel senso di penalty. Sì, perché io tirando un rigore molto importante ho fatto una buca, tutto qua. Cioè, hai preso male le credo distanze. Credo che, sì. Si è passato alla storia forse un po' per questo. No, non, io non lo ricordavo. Anche per quello. Anche nelle per figurine quello. Non sei nominato come quello della buca, sarebbe anche disdicevole. Difesa? Tassotti, Baresi e Maldini. Il tridente. Vanità? Alessandro. Panchina. Speriamo in futuro. Come allenatore? Sì, sì, sì. Sembra che stiamo litigando. No, non so, no. È perché? Perché questo gioco prende delle derive a volte. Soprannome. Allora, ufficialmente Billy, però killer dalla faccia d'angelo. Ma non mai, ma chi te l'ha dato? Il tuo analista? No, è vero. Allora, vuoi dire perché ti chiamano tutti Billy? Perché Billy è un soprannome, non è un diminutivo. Perché Alessandro, sì, dov'è che si abbrevia con Billy? Sarebbe Alessandro, San, infatti, Rino. Sì, sì. Invece perché ti invece chiamano perché Billy? Billy perché all'epoca, quando sono andato a fare il provino al Milan, il riscaldamento iniziò passandoci con le mani. Io ero molto bravo a giocare a basket e il mio vecchio allenatore mi disse... ma teste chi a fa? Dopo, palleggiando, io sbagliavo perché ero emozionato. C'erano le buche. Ma va a giocare nel Billy, ma teste chi a fa? Mi stava invitando ad andare a giocare. Vai a giocare nel Billy, cosa sì, stai sì, qui a fare? A perseverare col gioco del pallone. Questo intendevo. Ma meno bravissima, male che hai continuato a giocare a calcio. Che ci sei sempre piaciuto anche a noi che non tifiamo il Milan. Tifo. Violenza. Malattia esentematica, anche per temevo dicessi. Godere? Martina Colombari. Me l'ero preparata. Ciao Martina! Ciao bambini! Beh, ma è la cosa più bella rispondere a questo verbo, se ti viene in mente tua moglie. È la prima cosa che mi è venuta. Ecco, è la prima cosa che ti è dovuta venire in mente. Non è vero che ti è venuta neanche, ho letto un'intervista da poco rilasciata da lei, dove anche a lei viene in mente certo. Alessandro. Fondazione Abio.
Posso? Prego. Sì, posso. Sono delle... Te la consegno, sì. Sì, sono delle pere. No, perché il 29 settembre sarà la giornata... Sarà la giornata delle pere. Dai, ragazze. Ragazze, ma come potete fare a meno di queste pere che potrete procurarvi come e quando? Vai, Alessandro. Il 29 settembre, in 100 piazze italiane, potete eventualmente ricevere queste pere dando un piccolo obolo, così. Sarà la mia fondazione di cui mi vanto di essere soprattutto volontario e non solo testimone. Avrete la possibilità di aiutare questi ragazzi che aiutano i bambini quando vanno in ospedale. Grazie. Allora comprate le pere. Grazie che mille. Sono belle, sono simpatiche, fanno allegria e aiutano i bimbi. Allora, Billy, noi tra poco costruiremo il tuo giorno perfetto, lo costruiremo, speriamo di renderlo tale anche per il concorrente estratto quest'oggi dal nostro notaio regolarmente presente, regolarmente con le braccia incrociate come sempre, il nostro Luigi Cambri ha estratto il concorrente qui presente che si chiama... Adriano Milan, davvero. Hai il nome del presidente, il nome della squadra. Sono una cosa fatta apposta. Ci vediamo dopo qua tra poco a G-Day con Alessandro Costacurta. Le pere dell'Avio, 100 piazze italiane, vi aspettiamo. Tentiamo di trasformare questa giornata in un giorno perfetto per Alessandro Costacurta. Allora, siccome Alessandro è un uomo famoso, bello, simpatico, ricco, socialmente impegnato, un bravo marito, un bravo padre, quando dovevamo scegliere chi mettere così al tuo fianco per dibattere temi di attualità, ci siamo detti, ma non serve nessuno. Ed eccoci accontentati, Matteo Bordone. Buonasera. Matteo. Buonasera. Ci baciamo? Allora, Matteo. Tu lo sai che c'è del sincero affetto, della immensa stima reciproca. Siccome tutti i tuoi fan chiedono dove sei finito, sì. Vogliamo dire che non siamo in rapporti tesi, no. Noi altri, no, che tu fai parte del nostro cuore, del nostro... Io di qualcosa. Devo fare per il popolo di internet un po' come Togliatti, devo dire, ragazzi, state tranquilli. Non c'è da fare rivoluzioni, non scendete in piazza brandendo Twitter. Brandendo come se fosse pere soprattutto. O pere, o magari sì, se le comprate nell'occasione teste ricordata da Costacurta. Comunque, va tutto bene, il programma è cambiato, si alternano delle persone su questo tavolo, fra quelle persone ci sono io, state sereni, viva l'internet. Grazie, grazie Matteo Bordone che è parte di noi, davvero. Alessandro? Ti sottopongo alla prima coppia di notizie tra cui tu devi scegliere. Grandi, grandissime scoperte. Parliamo di questo. Oggi 24 settembre 2012 a Milano si scopre il corpo della Minetti, mentre due precisi anni fa a Milano si scopriva la mano di Cattelan. Allora, sui giornali la sfilata di ieri della consigliera regionale Nicole Minetti, che eleganza. A vederla proprio... Un trichini che voglio dire chi non porterebbe con questa nonchalance, ecco, ha sfilato per una nota marca di costumi da bagno, roventi sia gli scatti come potete vedere che le polemiche. Però sempre a Milano, sempre il 24 settembre, ma di due anni fa, un altro evento scandaloso, l'inaugurazione di Love, il celebre dito medio, opera di Maurizio Cattelan. Ecco, qua a vederle a fianco queste due immagini, sembrano una la domanda e l'altra un po' la risposta, diciamo. Tu insomma abiti a Milano, insomma conosci l'opera di Maurizio Cattelan, insomma un'opera provocatoria, e conosci anche la provocatrice, insomma, che... Preferisco la risposta, dai. Preferisci la risposta alla, sì, domanda, quindi sì. Preferisci il dito, l'opera artistica di Maurizio Cattelan. Allora, però, visto che parliamo anche di attualità di gente seminuda, ti faccio vedere qualcuno che ha capito benissimo come si usa il nudo artistico, non per provocare. Guardiamo questa foto. Ecco, questo sei tu, vestito da, ecco, per chi non ha 20 decimi,
Allora, Alessandro, ti sei fatto fotografare in questo modo su amica per qualche motivo che ci vuoi dire? Sì, posso. Prego. C'era mia moglie che stava facendo un servizio simile, vestita da uomo naturalmente. E era il giorno delle polemiche su Cassano, sui gay, ricordi, froci, sti froci, insomma... No, sì, no, no. Lo disse lui, no? Lo disse lui, ah, sì. Okay. Non lo dicono in tanti. Allora, anche se lo dicono da solo. Cioè, infatti. Però infatti. Lui lo disse con un po' di. Sì, con poca eleganza. Sì. Si può dire così? Con poca eleganza. Beh, dopo eleganza. Che hai detto quella con parola. Con intento denigratorio. Sì. Non per scherzare, ma come fanno gli autori di questo. Ma perché ti abbiamo licenziato? Bravo! Intento denigratorio, bravo! Bravo, Matteo! Riassumiamolo subito. Allora, e tu? Per rimettere pace tra il mondo del calcio e il mondo degli... Brava, degli, ma veramente? Degli... diversamente etero. Diversamente etero? Cosa hai fatto, Billy? No, Alessandro? Fare... No, ma veramente, brava, brava. Hai voluto rimettere pace tra il mondo del calcio... E... Non riesci a dirlo. I gay. Sì. Accettiamo, ecco. Allora, tra l'altro stavi benissimo. Ci sono etero che stanno anche peggio di te vestiti in quel modo. Cioè, intendevo donne. Allora, noi, però... Cosa vuoi sapere? Parliamo. Ma scusate. Ma una nella vita può mai avere un applauso più grande quando si incasina che non quando lavora bene? Ma che lezione volete dare all'Italia? Qua meritavo di essere redarguita. Allora, voi sapete che però questo programma è un programma di informazione d'assalto. Noi non abbiamo paura di niente, siamo così coraggiosi che uno dei nostri migliori uomini, anche perché è l'unico al momento, si è infiltrato nella kermesse della settimana della moda e ha sfilato con la Minetti. Con la Minetti giusta però. Che entri Marian! Marian, ti chiedo scusa innanzitutto perché sto per farti delle domande, so che tu il meglio lo dai da zitto, però tu ieri hai sfilato con Annalisa Minetti. Certamente. Vediamo le foto. Oh, guardate, questo sì che merita un applauso. Annalisa Minetti, quella giusta, quella che piace a noi, una donna coraggiosa. Splendida persona, tra l'altro. Splendido persona, tra l'altro. Esatto. Allora, Marian, vuoi dire che com'è stata questa esperienza di sfilare con... Allora, comunque io ho presente benissimo chi è Annalisa Minetti, però non lo conoscevo. Sono rimasto colpito della volontà, della forza della volontà che ha questa persona. Cioè, riesce a cantare, riesce a tirare, bella comunque, e non si vergogna di niente. Poi ha un intuito che ti mette veramente a disagio. Intuito? Sì, di qualsiasi cosa, eh. Però lei lo chiama intuito. Allora, io sono felice di vederti con lei, salutiamo caramente la nostra Annalisa Minetti, complimenti anche per la medaglia alle Paralimpiadi, però i milanesi oggi hanno mandato invece alla Minetti sbagliata, Nicole, degli auguri entusiastici per questa sua nuova fase, ha detto che questo è un secondo lavoro, ecco come i milanesi augurano un radioso futuro a Nicole Minetti, prego. Ieri Nicole Minetti ha sfilato a Milano. Vuole farle un bel augurio per la sua carriera? È chiaro quello che volevo dire? Faccio gli auguri. Carissima signora Minetti, come modella, sei... e come consigliera comunale un... Cara Nicole, ti auguro di avere una carriera... però all'estero, non in Italia. Continua così... Ti manca, si è visto ieri sera. Cara Nicole, sei una grandissima. Non ci credo. Billy? Alessandro, anzi. Alessandro, cosa tieni nel tuo giorno perfetto? Mi sembra di averlo già intuito. O tieni l'opera di Maurizio? Sì, di Cattelan. Quindi mettiamo sì. Da parte Love di Maurizio Cattelan. Qualcuno ti ha visto di recente nudo, che non fosse un medico?
Capita, sì, si riconoscono perché poi hanno come l'effetto di un piccolo, una lievissima ischemia, cioè il giorno dopo sono un po', poi si riprendono. Benissimo, è un piacere saperlo, ho fatto bene a chiedertelo. Seconda coppia di notizie riguardanti gente che deve dare molte, moltissime spiegazioni. Allora, oggi si parla di calcio, le squadre milanesi sono nel tunnel delle sconfitte, mentre un anno fa la scienza, il tema, la Gelmini era nel tunnel dei neutrini. Allora, oggi continua la maledizione di San Siro per Inter e Milan che non riescono a uscire dal tunnel delle sconfitte in casa. Ma proprio un anno fa, 24 settembre 2011, la Gelmini rimaneva impantanata, diciamo, in un altro tunnel molto pericoloso, quello tra Ginevra e il Gran Sasso. Secondo lei, attraverso questo tunnel sarebbero stati lanciati neutrini per l'esperimento scientifico del CERN, o CERN, come dice Margherita Hack, sulla velocità della luce. Abbiamo questa anche la controprova. Allora, Matteo, sì. Matteo, perché quello è Alessandro. Allora, tu frequenti luoghi molto pignoli, quali blog, sì, dove c'esiste anche una ripercussione di quello che uno dice e quello che uno fa. Allora, chi è più violento su internet? Il rivale calcistico o quello politico? Il rivale calcistico su internet è schierato, ma non è violento, semplicemente lo juventino sosterrà sempre la Juve, per quello che so io, perché non me ne frega niente del pallone, quindi non frequento quel tipo di ambienti, forum di calcio, e va bene. Quello politico secondo me è più, affila di più le armi, ancora di più il rompipalle puro, cioè che su qualunque argomento, anche un po' tipo il sottoscritto, e ha da ridire. Nell'autobiografia, sì, diciamo. Sì, siamo un po' da quelle parti. Quello è il più diffuso, più che altro. Allora, però, siccome è molto facile insultare adesso la Gelmini perché si è sbagliata, che non sapeva di questa notizia, adesso voglio dire, voglio verificare, miei cari ospiti, quanto ne sapete voi di cultura elementare, giocando al nostro sei più bravo di un ex ministro del governo precedente. Per affrontare tutti i vostri limiti vi farò delle domande da scuola elementare e voi dovete rispondere con la consapevolezza che qui non ci sarà un portaborse a prendersi la responsabilità per voi, chiaro? Va bene. Allora, questo è un secchione, sa tutto, tu sì, no, sorridi. No. Allora, storia, prima materia, il 26 ottobre del 1860. Sì? Aspetta, cosa vuoi schiacciare? No, pensavo. Aspetta. No, avevo capito male, scusa. Bravo, schiaccia il pulsante. Allora, ti devo dare, adesso ti do quattro opzioni, tu devi scegliere quella che reputi giusta. Tutte e due dovete votare. Sì. Ok, votare, dovete giocare. Il 26 ottobre del 1860, Garibaldi si incontrò a Teano con Vittorio Emanuele II. Cosa disse Garibaldi a Vittorio Emanuele? Obbedisco, ho male al menisco. Vittorio, per te l'unità d'Italia finisce qui. Ma lei è parente di quello che presenta Pechino Express? Come ha risposto? Non posso che dire, ma lei è parente di quello che presenta Pechino Express. Cioè, perché ti sei fatto prendere al morbo della battuta pur di non dare la risposta esatta, no, perché che invece, Alessandro, ho male al menisco. Chiaramente si tocca la cultura. Avrei dato anch'io la sua, però. Ovviamente rispose obbedisco. Seconda domanda, e il tema è la perfetta geometria. Completate questa frase. Due rette parallele si incontrano e una dice all'altra: perché non mi dai mai retta? Seconda opzione, all'infinito. Terza opzione, al bar. Quarta opzione, tutti i giovedì sera per giocare a calcetto. Qual è la risposta giusta? Vabbè, all'infinito. All'infinito? Tutti i giovedì sera a giocare a calcetto. Dopo che al bar all'infinito, dal nome così. Facciamo la figura del pirla a turno, io e Costa Curta, così più divertente. Però allora con questa domanda, la materia è complicata, la fisica, vi giocate tutto. Com'è il principio di Archimede? Un corpo immerso nell'acqua, se non sa nuotare, annega. Un corpo immerso nell'acqua riceve una spinta verso l'alto pari alla sua massa. Un corpo riceve una bella spinta soprattutto se ha un parente in politica. Arc. Questa la capisce. Arc. Sì. Io. Di muro, quello della. Io voto quello dell'annegamento perché della massa è sbagliato. Ha a che fare col volume, non è la massa. È citato male il principio, per cui direi l'annegamento, che comunque è valido. Che comunque fa sempre. La 2. La 2. Ha detto la 2, secondo me non sa manco qual è, ma ha ragione. Bravo, bravo Alessandro. Bravo. Ha vinto Alessandro.
messa in più di un ex ministro del governo precedente. Allora, caro Alessandro, quale di queste due notizie tieni nel borsino del tuo cuore? Quale? Quale delle due? Scegli le milanesi nel tunnel delle sconfitte, entrambe, anche la tua ex squadra? No, gli 800 metri del tunnel. Gli 800 chilometri del tunnel, scusa. Teniamo questa e speriamo che le squadre della città si riprendano. Tra l'altro, Geppi, è stata la peggiore figura fatta dal ministro Gelmini durante il suo, insomma, il periodo del suo mandato, e si è scoperto che lo studio era un pacco, cioè non era vero che i neutrini andassero più veloce della luce. Poi si è scoperto e si è dimesso quello che dirigeva il laboratorio. Quindi appestato senza ragione. Appestato? Un tasto sbagliato, sì, per rispondere alla domanda, sì, giusta, che nessuno aveva fatto. Allora, terza coppia di notizie di oggi, parliamo di star che si incontrano. Allora, oggi, stasera, Monti incontra Obama, mentre nel 1974 Gina Lollobrigida incontrava Fidel Castro. Allora, Mario Monti questa sera a New York si vede con Barack, e il 24 settembre del 74 a Cuba si incontrano invece due icone del Novecento, Gina Lollobrigida e Fidel Castro. Allora, le cronache dell'epoca raccontano che in quel periodo, cioè quel giorno, Fidel andò da, si raggiunsero, lei stava facendo un bagno di sole nuda. Invece Mario Monti, per farci capire meglio, far capire meglio ad Obama la situazione del nostro paese, ci è andato in mutande. Allora, Alessandro, tu avrai conosciuto molte celebrità, diciamo, qual è il personaggio più incredibile che hai incontrato nella tua vita? Nelson Mandela, sicuramente. E cosa gli hai detto? Hello? Alessandro, che è importantissimo, cioè, perché se tu incontri uno come Nelson Mandela, la prima cosa che devi fare è presentarti, perché lui non lo sa, giustamente. Certo, lui non sapeva. E gli hai detto, how do you do, that's okay, that's alright, keep in touch, don't disappear. Cosa gli hai detto? No, era tra l'altro nella sede della sua associazione a Johannesburg, quindi era veramente un momento solenne. Adesso io sono ancora emozionato a ricordare il momento. Beh, sì. Insomma, Nelson Mandela è certamente una persona interessante da incontrare. Matteo, qual è la persona più stupefacente con cui ti sei incrociato? Più stupefacente non lo so, ma è stupefacente l'altra, due settimane fa, quando ho incontrato Morandi qui dietro. Posso anche fare un TV di servizio, si parla sempre di queste mani giganti di Morandi. Allora, appena l'ho incontrato, gli ho detto, con la faccia un po' di tolla, ho detto, fai vedere la mano, e le abbiamo contrapposte, io sembravo un bambino di 3 anni, e per chiunque abbia un piano forte, lui va dal do, cioè fa una cosa che nessun pianista ha delle pale. Morandi ha delle pale, e poi mi ha detto che l'aneddoto che crede. No, e poi mi ha raccontato, voglio dire, perché mi è venuto proprio, mi ha spezzato il cuoricino, mi ha raccontato che però suonava molto meglio il suo amico Lucio, che le aveva minuscole. Ha detto, ti ricordi Lucio? Ed era proprio stato un momento bello. Qui so dietro, che se nessuno... So che se vai avanti peggiori le cose, guarda. Ma Lucio, hai capito chi è? Sì, Lucio Dalla, basta. Certo. Sì, insomma, che lui dicesse che quell'altro era più bravo. Ma avete capito, perché non c'è più. Sì, vabbè, buonanotte. Abbiamo mezz'ora, amici da casa. Che non fatica. Ci possiamo fare niente. Alessandro, scegli la Lollo che incontra il leader massimo o Obama che incontra Monti, il leader Monti, medio. Monti. Allora, teniamo Monti che incontra Obama, questa è la tua giornata ideale. Mentre Marietto Monti stringe la mano a Barack Obama, la Gelmini scopre tunnel che non esistono, a Milano si scopre, forse come risposta a molte domande, la mano e il dito medio di Cattelan. Questa è la tua giornata ideale. Guardate, cosa c'era scritto lì? Tutto quello che è saltato per colpa tua. Ah, certo, solo mia. Allora, no, per colpa degli eventi che ci hanno trascinato. Allora, caro Alessandro, noi vogliamo che oggi diventi un giorno un po' migliore, con una preoccupazione in meno, anche per il concorrente che abbiamo estratto poco fa, che entri Adriano Milan per giocare a Cancella il debito. Buonasera. Buonasera, Adriano. Grazie Marian. Allora, Adrià, ma che applauso, è come se un parente che non vedevate da tanto. Allora, Adriano Milan,
Professione, pensionato da un anno. Bel pensionato. Di anni 57. Ma davvero, che splendido modo di portarteli. No, cioè sì, cioè se vuoi, splendido uomo, lo scrivo nella scheda. Prego. Allora, è dirigente della squadra di pallavolo con due V, l'ha scritto chi l'ha scritto. Del suo paese, che? Rivanazzano Terme. Chi non conosce? Bellissimo paese. Rivanazzano, salutiamo i rivanazzosi che ci ascoltano. È obbligato a partecipare a G-Day dalla moglie che ha mandato la sua candidatura. Sì, di solito funziona per Miss Italia. Meno male che non ti ha mandato a Miss Italia. Allora, il tuo debito qual è? 346 euro. Come è ti la sei? La rata dell'assicurazione della mia vecchia, posso dire? Scassatissima Saxo. Vecchia quasi come me. La tua saranno contenti quella della Peugeot? Peugeot? Citroën. Citroën? Sì. Allora, meno male che insomma hai questa macchina discutibile, però certo, che ti porta in giro per il mondo. Va. E allora... vecchio dieselone, basta schiacciare l'acceleratore e va. E va, e poi anche il freno e si sì, ferma. Benissimo, Adriano, raggiungi la tua postazione. Allora, tu sai che devi indovinare l'anno misterioso. Ti darò quattro inditi, ascoltali, mi raccomando, fino alla fine, concentrati, pensa a tua moglie che quando torni a casa, se no ti picchia. Perfetto. Se non hai indovinato. Allora, il primo indizio è questo. In quell'anno viene messo in commercio un gioco molto, molto complicato e molto divertente, il cubo di Rubik. Te lo ricordi? Generazioni e generazioni benissimo. Di adolescenti, adulti, hanno perso tante bellissimo. Ore, investito, hanno spremuto le meningi prima di scoprire la soluzione scientifica, che era staccare tutti i bolini colorati e riattaccarli giù. Che entri il cubo. Eccolo. Che? Che esca il cubo. Com'era? Quanti ricordi? Allora, secondo indizio. La televisione per bambini di quell'anno aveva come protagonista un cartone animato con una piccola pestifera apina bionda tornata alla ribalta questi ultimi tempi per la sua famosa profezia, l'ape Maya. E questa era la sua fantastica sigla. Che poi aveva tanti personaggi importanti, c'era il ragno Tecla e poi c'era uno che andava sempre in giro con una pallina che tutti si chiedevano cos'era. Guardavi? Già uscivo di casa. Già uscivi di casa, sì. Quell'ora che già lavoravi, quindi forse stai individuando quantomeno il lustro, più o meno, il decennio. C'è qualcosa, sì. Vuoi che spieghi di cos'era la pallina? No, grazie Matteo, so che troveresti tre o quattro sinonimi validissimi. Che era uno scarabeo? Sì, stercorario. Sì. E si capisce che... Allora, il terzo indizio. Adriano Milano. Sono concentrato. Sì, fai. Le pubblicità di quell'epoca erano tutte molto sofisticate e costose, tranne una. La pubblicità di un pennello. Allora, noi a G-Day abbiamo... Il pennello di cinghiale. Abbiamo ostacolato il traffico di Milano per rigirarla. Ringraziamo la 7, la bici è stata gentilmente sgobbata a Tata Lucia. Vediamo. Ma cosa fa con quell'arnese? Ostacoli traffico? Devo dipingere una parete grande, ci vuole un pennello grande. Non ci vuole un pennello grande, ma un grande pennello. Che dire grande pennello non era facile. Questo spot, Adriano, è andato in onda moltissimi anni e nessuno che sia mai riuscito a rispondere alla domanda cosa ci facesse un vigile con un pennello in tasca. In tasca. Tu puoi darci una mano, Alessandro? In quel periodo puoi dire se giocavi, non giocavi, eri pulcino, no, passerotto? Giocavo, però non ho la certezza, però giocavo, sì, giocavo. Ma poi, scusa, io non ne so tanto di calcio. Quando ha iniziato lui a allenarsi si andava in carrozza all'allenamento. Cioè, ha giocato per troppi anni, non è indicativo. Sì. Vuoi dare un altro insulto? Vuoi no, Costa Curta ha giocato per secoli. Lo so anch'io che non so niente di pallone. Anche di pallone potevi toglierlo. Allora, Matteo,
Tu vuoi dire qualcosa, qualche piccolo aiuto al nostro Adriano Milan? Milan, Adriano? Secondo me... Un piccolo indizio, Matteo. Sì, avevo... io sono... Non puoi dire... Guarda, meno di un certo periodo, lo posso dire meno di un certo periodo? Sì. Sono del 74, secondo me ero piccolo. Ma piccolo non che andavo alle medie, ma non sono sicuro. No, no, insomma, se continua a parlare, perché non c'è più? Perché se continua a parlare, dice l'anno lui, capito come siamo messi? Allora, quarto indizio, quello che può essere decisivo, caro Adriano. L'evento sportivo dell'anno si svolgeva nella capitale dell'Unione Sovietica, Mosca. Si tratta dei 22esimi giochi olimpici. Ci fu un diffuso boicottaggio da parte di tutte le nazioni anticomuniste, ci andarono veramente pochissimi paesi, nel medagliere risultò sul podio San Marino, pensa un po'. Però una delle vittorie più belle della squadra azzurra furono i 200 metri. Riviviamoli nel filmato. Nenea cerca di recuperare, ha vinto! Straordinaria impresa di Nenea. Ma che bello! Molti anni prima di Usain Bolt. Prima della freccia della Giamaica a dominare il mondo dell'atletica era il nostro Pietro Mennea, noto come l'accelerato Bari Barletta. Allora, all'epoca, adesso sì. Hai qualche idea più chiara? Seguivi sì. Gli eventi sportivi? Mi arrivò il primo motorino. Beh, guarda! Bellissimo! Sei un tifoso tu? Sei un tifoso del Milan? Tifo per il Bologna. Tifi per il Bologna. Però io ti vedo che hai già inforcato il pennarello. Sì. Quindi è possibile che tu ti sia una già data fatto un'idea. Devo dare. Allora tu devi darmi una data e io ti do 10 secondi. Vai Adriano, Milan. Hai scritto? Ce lo mostri? E io ti faccio vedere il risultato. Venuto in mente adesso, 80. Se lo sapevi, perché hai risposto male? Era il 1980! Sì, ma torna a giocare con noi quando vuoi. Salutiamo tua moglie, salutiamo. Non tirare le pere. Le pere, il 28 settembre, Matteo Bordone, ciao Lina Mentana. Vieni qua. Puoi tornare con noi. Nel pallone.